Sappiamo benissimo di che piazza stiamo parlando e di che società è entrata ad Andria. E speriamo che, anche se abbiamo un po' di ritardo, riusciamo a metterci subito in condizione per fare un grande gruppo, nonostante ogni giorno magari arrivi qualcuno di nuovo, però siamo un gruppo di gente che ha spirito di sacrificio e volontà. Andrea Feola non ha avuto dubbi di fronte alla chiamata della Fidelisandria. Il 31enne sardo è rimasto nella BAT, spostandosi di pochi chilometri e dando continuità all'avventura della stagione precedente a Barletta. Del gruppo biancorosso ha ritrovato Polidori e Tellera in campo e Farina in panchina. Avere dei compagni che conosci già fa sì che il gruppo abbia una spinta in più, almeno inizialmente. Poi anche giocatori come Strambelli, come Bottalico, che ci abbiamo giocato contro un sacco di volte, alla fine ci conosciamo tutti. Poi sia il mister che il direttore li conosco già le metodologie del mister e aiuta tanto questo. In archivio c'è la prima settimana di lavoro, alle porte i primi test, si parte il 9 agosto al degli Ulivi contro il Termoli. All'ingresso degli spogliatoi della Fidelis compare la scritta Work in Progress. È stata una settimana di duro lavoro perché solo così diciamo, è la via giusta. E ho visto, come dicevo, un gruppo pronto, un gruppo che ha voglia, un gruppo che veramente ha voglia di mettersi in gioco in questa avventura. Archiviato l'ultima stagione con 22 presenze, Feola, nel Barletta, arrivato al quarto posto e approdato in semifinale playoff, è stata un'alternativa più che valida. L'anno scorso sono arrivato anche tardi a Barletta e non era facile subentrare in una squadra che ha fatto bene, sostanzialmente. Sto bene, ho risolto i problemi che ho avuto l'anno scorso, e quindi sono pronto per, diciamo, riscattarmi in quest'annata. Bari, Trapani, Casarano, Caserta, Barletta e ora Andria in D. Prima 111 presenze tra i pro con 30 apparizioni in B. Al centrocampista le sfide e le piazze calde non fanno paura. Credo che per un calciatore giocare queste piazze sia un vanto, sia un onore. E anche se sono piazze belle, ma ci vuole tantissimo equilibrio perché è un attimo passare dalle cose positive a quelle negative. Infatti la parola d'ordine che serve in queste piazze è equilibrio. Agosto è anche il mese delle griglie di partenza. La Fidelis, in attesa di completare l'organico, non ha nascosto per voce della proprietà le ambizioni che fanno da stella polare alla stagione in un girone che Feola ormai conosce molto bene. Sappiamo benissimo di che girone si tratta, un girone difficilissimo, che non sempre vince quella che spende di più o quella che ha giocatori sulla carta più forti, perché ogni partita, sia con diciamo, le cosiddette big, ma anche con le medio-piccole, è da giocare e non c'è nulla di scontato. Quindi mi aspetto il solito girone equilibrato dove lo possono vincere veramente 5-6 squadre.